Mai come oggi si conferma la necessità di arrivare ad un cessate il fuoco. Devo dire che sono perfino indignato per l'assoluta mancanza di iniziativa politica dell'Europa e dell'Italia. Non so che cosa debba succedere ancora perché si convincano questi paesi che è arrivato il momento per il cessate il fuoco. Dobbiamo arrivare prima alla guerra atomica per convincerci. E mi indigna anche questo sonno della ragione nel quale siamo precipitati in Occidente e questa sorta di censura occulta rispetto alla situazione dell'Ucraina. Perfino questa vicenda del missile sulla Polonia per 2 ore è diventato un elemento di strumentalizzazione politica, il missile russo che è stato mandato sulla Polonia. Poi dopo 2 ore era forse un errore, poi dopo altre 2 ore forse era una scheggia di un missile ucraino che è caduto. Sono cose vergognose. La verità è che ci stiamo giocando il futuro dei nostri figli e stiamo giocando con la politica politicante anche sul piano internazionale. Cessate il fuoco. Allora, questa è la proposta che abbiamo lanciato per primi da Napoli, anche se hanno ampiamente censurato anche la manifestazione di Napoli, come avrete visto. Avete sentito in tanti dibattiti nazionali, internazionali e interplanetari richiamare quella che è stata l'unica manifestazione di popolo e di giovani. Le altre sono state manifestazioni di politica politicante. A Milano per presentare un candidato alle regionali, a Roma per far fare dichiarazioni ai vari esponenti politici. L'unica manifestazione per la pace e basta è stata quella di Napoli. Mi auguro che il sonno della ragione si interrompa prima o poi.